ad aprire l'evento Food & Beer, Tony Tammaro. Abbiamo scelto una location molto tamarra, come si può vedere, uno stand. Benvenuto a Salerno, benvenuto a questo evento. Beh, grazie a voi amici salernitani per avermi invitato. E poi non è vero che è una location, anzi abbiamo un degno camerino, no? Cioè, ho visto di peggio nella mia vita. Hai avuto modo di provare le specialità di una festa che ha la sua location proprio nel centro della città? Sinceramente sono arrivato adesso, vabbè, io in questa città ci vengo continuamente, localini movida, adoro Salerno pure perché qua fino alle 5 del mattino si mangia, si beve, si diverte. No, sono arrivato adesso, però sai com'è, io non è che sono famosissimo come i cantanti Sultra, vorrei tanto fare un giro, ma sono sicuro che comunque mi devo fermare a parlare con tutti quanti, però vorrei fare un giro, magari stanotte sul tardi me lo faccio. No, ci offriamo noi, andiamo noi a racimolare cibo tra gli stand che sono tanti. Torniamo a Tony Tammaro, la cosa che più risalta in questo periodo è Tony Tammaro sui social, ha la pazienza di rispondere ad ogni singolo utente e commento. Cosa sono per te i social adesso? Vabbè, per me è una cosa incredibile, io canto da quasi da più di 25 anni e sto fatto di avere un contatto diretto. Io facevo i dischi, li vendevo, però non sapevo chi se li comprava. Invece mo li sto conoscendo uno a uno, ci parlo con i figli di quelli che si compravano i dischi miei tanti anni fa ed è bellissimo. Poi trovo che l'artista non si debba atteggiare fondamentalmente, cioè non devi fare quelle cose stasi piedistalli. L'artista è un servizio sociale che si offre alla gente, quindi volete parlare con me? Naturalmente vi rispondo per educazione. Lo farei con chiunque, pure se mi scrive mia sorella, mia mamma, ma pure uno che non conosco io rispondo per educazione. Questa sera sei qui a Salerno, in cosa bolle in pentola però? Qualcosa di grosso, approfitto della salernitanità della vostra telecamera per avvisarvi che io sarò a Salerno città al Teatro delle Arti a novembre. Bolle in pentola, un tour che si chiama Tony Tammaro alla conquista dell'Italia, che mi vedrà nel mese di novembre arrivare addirittura a Milano, Bologna, Roma, poi scendendo passo per Napoli e poi ultima tappa, quella più a sud, sarà proprio Salerno al Teatro delle Arti. Io però una cosa da fan accanito di Tony Tammaro devo chiedere: il tuo segreto a noi, visto che ci hai fatto un'anticipazione, ce lo devi confessare, qual è? Ma fondamentalmente che dopo il concerto mi mettono in un grosso congelatore, poi mi passano nel microonde prima di 20 minuti prima del concerto, quindi mi mantengo giovane nonostante i tanti e tanti anni di carriera. Vabbè, segreto seriamente è quello di far ridere la gente. La gente vuole ridere, la gente vuole divertirsi. Non ho mai cambiato genere musicale nel corso della carriera perché ero convinto, e più passa il tempo e sono sempre più convinto, che una sana risata ti rende simpatico alla gente. Io sono simpatico a loro, loro sono simpatici a me e dopo tanti anni siamo ancora qui a cantare. Ti chiedo l'ultima cosa, possiamo invitare gli amici che guardano da casa a venire qui perché hanno altri 3 giorni dopo stasera per venire a provare le specialità? Assolutamente, ripeto, sono ignorante perché non le ho provate, tra poco le provo. In realtà un posto dove si ride, ci si diverte, c'è buona musica, c'è buona birra, c'è buon cibo, è un posto da frequentare, da vedere, quindi è inutile che state rintanati nelle vostre case, amici almeno di Salerno, ma anche dai dintorni, tanto qua mi pare che si parcheggia in maniera abbastanza decente qui a Salerno, potete partire, venire qui in Piazza Concordia che è il centro della città. E c'è movida e chissà che magari non troviate anche in mezzo a questo casino, perché sono quasi 3-4 mila persone, può darsi che trovate anche l'amore, il fidanzato, la fidanzata, non si può mai sapere. E ti ringrazio, adesso ce ne andiamo a mangiare. Buon appetito a voi e se mi portano qualcosa anche a me.